tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Natale è una festa per tutti, anche per i bambini che appartengono a culture e religioni diverse da quella cattolica. Per questo motivo mi rifiuto con fermezza di organizzare la festa di Natale a tema religioso e per lo stesso motivo nelle nostre scuole non esponiamo il presepe ma degli addobbi creati dagli stessi bambini e non abbiamo e non vogliamo i crocifissi in aula. La scuola deve essere laica sempre. Sono le parole di Marco Palma, che è un dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Garofani di Rozzano. Lei è d'accordo con questa affermazione o no? Non sono d'accordo, perché noi rispettiamo gli altri, ma gli altri devono rispettare la nostra cultura. La nostra cultura dice che noi abbiamo il presepe e abbiamo il crocifisso. Se uno non è d'accordo può frequentare una scuola laica dove non esiste il crocifisso. È tutto semplice. La nostra cultura parla di presepe. Io sono convinto che se noi rispettiamo gli altri devono rispettare la nostra cultura. Per esempio, se loro vogliono prendendo lo spunto dall'argomento del giorno, se l'Islam vuole costruire le moschee in Italia, benissimo, noi vorremmo costruire le chiese cattoliche nel loro posto, cosa che non penso sia proprio possibile, perché scoppia la rivoluzione, penso. Io sono di un'altra religione, però secondo me questo non è assolutamente vero, perché comunque l'Italia è un paese cristiano, fondamentalmente cristiano, quindi le proprie culture e attitudini dovrebbero essere cambiate. Quindi siccome nel mio paese non vorrei che magari che non mettessimo certe cose religiose perché arrivano degli altri tipi religiosi, per me no, non è giusto. Che comunque l'Italia è un paese religioso, cristiano, quindi perché togliere il crocifisso, magari perché nella stessa classe ci sono altri studenti che magari non sono di un'altra religione. Io non sono d'accordo comunque. Cosa pensi dei cittadini stranieri che invece vogliono a tutti i costi togliere, eliminare questi simboli religiosi? Ma penso che più che altro sia un po', cioè, circola un po' di ignoranza, perché comunque loro nel loro paese non vorrebbero che magari le moschee o altre cose non vogliono che sia toccate, quindi non vedo perché devo toccare la cultura di un altro paese. Secondo me, cioè, è ingiustificabile questo. L'Italia è un paese cristiano, quindi è giusto che sia cristiano. Io magari sono musulmano, è giusto che nel mio paese ci siano culture musulmane, perché non vorrei che magari mi imponessero nel mio paese di fare un'altra cosa. Quindi per me è completamente sbagliato questo. Crocifisso ci può stare, ma non mi dà fastidio perché personalmente è un paese cristiano, tu sei cristiano, c'è gente che è cristiana e quindi per me non è un fattore che mi darebbe fastidio, no, assolutamente. L'Italia è un paese cristiano, deve rimanere cristiano. No, dobbiamo rispettare le nostre tradizioni, penso. Non ci dobbiamo fare condizionare dagli altri. Quindi è giusto che si faccia Natale come si è sempre fatto, penso io. Poi che laico sono d'accordo, però insomma. Come coniugherebbe la laicità con le feste di Natale? Niente, sono tradizioni, vanno rispettate. La laicità intendo nelle scuole il crocifisso, quella roba lì, che ci dovrebbero essere tutti i segni delle altre religioni, o tutti o nessuno. Io metterei la foto del Presidente della Repubblica, che rappresenta tutti gli italiani. Le religioni, ognuno, c'è l'ateo, c'è il musulmano che magari è una brava persona, c'è il cristiano, l'ortodosso, l'ebreo, insomma. Però per Natale è la nostra tradizione, è giusto andare avanti così, penso. Il preside sostiene che gli adulti non devono guastare il mondo dei bambini dove il rispetto delle differenze e della multiculturalità è spontaneo. Forse ha ragione, forse i bambini hanno meno pregiudizi degli adulti? Certo, i bambini sì, altro che. Io sono d'accordo. Sì, non si dovrebbero intromettere nelle faccende dei bambini, via. Quindi questa scelta, queste proteste da parte dei genitori che dicono no, bisogna preservare la tradizione, potrebbero influenzare questi bambini? Sì, penso di sì, certo. Le nuove generazioni magari la pensano in un modo differente poi da noi, quando crescono. È una cosa delicata comunque, non è semplice, non c'è un sì, un no, sono cose da valutare, poi ognuno vede le cose in modo suo, via.